Dunque, Giuseppe, questo è il tuo primo parto letterario. Aspettiamo il fratello di Schegge di Tempo e Uomini. A questo punto è con piacere che mi permetto di spendere due parole sull'altro bel volume che gustiamo questa sera. Anche qui partiamo dal titolo, Riso e parole. Ecco, questo titolo mi tocca proprio da vicino e anche in modo personale, perché in università con l'archivio delle voci ci stiamo occupando del lessico delle risate, cioè di tutte quelle parole che hanno a che fare col riso. E il riso è una cosa che parla tanto. Certo, il riso è una cosa che fa parlare tanto, ma soprattutto il riso è qualcosa che parla. Lo sanno bene questi due signori che a quattro mani si sono messi lì e hanno ascoltato la voce del riso. La voce del riso che è senza dubbio una voce di campagna, ma non per questo meno nobile. Anzi, ogni chicco di riso ci insegna che l'eleganza vera è data dalla semplicità. Guardando una spiga di riso si vede il nutrimento, il lavoro, la fatica, ma anche la gioia, l'amore, il dolore, si vede la comunicazione. E un chicco di riso è una cosa piccola, quasi a dire le cose piccole a volte racchiudono il prezioso che c'è non solo in un uomo, ma in intere generazioni. È il riso che parla. E poi due come loro che fanno i giornalisti non potevano non cadere nel benedetto e benvenuto tranello della comunicazione. Le parole spese sul riso sono veramente tante. Le parole del riso non c'erano ancora, ci hanno pensato loro e hanno lasciato che il riso parlasse e raccontasse. Anzi, hanno fatto una cosa in più, hanno lasciato che il riso sussurrasse all'orecchio e nel cuore di quelle persone che l'hanno vissuto e non solo mangiato le cose da dire. Anche qui il miracolo è che un chicco di riso ti porta lontano, come quella signora, mi pare si chiami Rosetta, che a un certo punto, non vi dico quale evento abbia sentito, ma dopo aver sentito un evento importante, con i piedi nell'acqua improvvisa, inventa un canto che ha a che fare con questo evento. Quindi non sono solo le parole di quelle mondine che si ritrovavano a darsi un buongiorno un po' assonnato la mattina presto prima di mettere i piedi nell'acqua, non sono solo le parole del cavallo, ma sono anche le parole di quei cuori leggermente e violentemente consumati dall'umidità che però sanno dire grandi cose, come ad esempio il trovare ancora una volta parole giuste per descrivere un fatto di importanza nazionale, un fatto tragico, la cui cronaca viene esposta, ci viene regalata addirittura sotto forma di canto da una mondina che lo improvvisa, lo ferma e ce lo regala. Quanti poeti montare, ad esempio, si trovano sull'autobus a scrivere un verso su uno scontrino e da lì poi parte qualche cosa. Questa signora, invece, ha partorito, cresciuto e portato a maturità, lì, sul momento. Del resto, non poteva essere diversamente, perché le mondine, piccole regine di un regno di acqua e di riso, sanno davvero gestire i loro cavalieri, i loro guerrieri, ma soprattutto le loro trattative di pace, specialmente verso la vita. Non c'è trattativa di pace verso la vita migliore che non affrontare tutto con un canto che non resta tale, è un canto che si fa poesia. Anche, lasciamo stare le canzoni di questa signora davvero geniale, tanto semplice da essere geniale, è un unicum, certamente, ma andiamo
anche a leggere e ad ascoltare le parole dei canti che frequentemente venivano eseguite dalle multitudini, loro per scandire il tempo, noi per imparare, per sapere e soprattutto, ed è questo il miracolo, per gustare. Chi ha i piedi nell'acqua tutto il giorno è impensabile, diremmo noi, che voglia regalarci qualcosa di bello. Queste signore, con la S maiuscola, ci sono riuscite. Tant'è vero che due voci sono qui a farci ascoltare ciò che queste signore, queste regine, ci hanno regalato e continuano a regalarci. Certo, la comunicazione, anche qui ne riprendiamo l'allacciamento con la storia, perché una storia senza comunicazione non esiste, e una poesia, la poesia di un canto o la poesia di tutta una vita, senza comunicazione non esiste. Comunicare vuol dire proporre, ma vuol dire anche saper ascoltare. Comunicare vuol dire raccontare quello che io sono, o ancora più semplicemente dire quello che io penso adesso. Non è così semplice. Perché se noi andiamo al bar e troviamo qualcuno che ci dà contro, prima di dire quello che pensiamo, forse timidamente e non saggiamente, stiamo zitti. Qui, invece, nessuno sta zitto. Anche perché questa voce è valorizzata, anzi, questa voce ha un valore aggiunto che è quello della testimonianza diretta. Ecco, noi all'università, occupandoci anche di dialettologia, intervistiamo chi parla un certo dialetto, come lo parla, ma deve esserci quella persona che ci racconta in dialetto l'argomento che meglio conosce, cioè la sua vita o il suo lavoro. Quel signore lì ha avuto la fortuna e anche la bravura di ascoltare e di vivere certe testimonianze dirette che, in quanto tali, ci dicono solo e soltanto la verità. Ecco, Riso e parole è un titolo perfetto, perché il riso e le parole qui ci raccontano la verità. Certo, una verità, ripeto, fatta di acqua, di riso, di serpenti che mordono, ma anche di cartoline mandate da mondine dei nostri, che lavoravano nei nostri paraggi, in Francia, di cartoline che piangono e fanno piangere lacrime di delusione, perché quando una mondina non stava bene non poteva lavorare e non era così sicura di poter portare a casa quella manciata di riso che meno male serviva a quasi tutta la famiglia per tirare avanti. Ma sono anche parole che ci dicono che alla fine faticare non è tutto nella vita. Sono anche parole che ci dicono che nelle cascine, quando si faceva festa, si faceva bene a farlo. E questo il condimento della parola riso in queste pagine. E poi ci sono le parole, quelle meravigliose parole che voi potete leggere in certe cartoline che si vedono qui. Sono parole meravigliose perché sono brevi. Un discorso che dura la metà è bello in tutti. Questa cosa alle mondine che scrivevano le cartoline, nessuno ha mai potuto spiegarla. Loro si sono raccontate per quello che sono state e per quello che saranno sempre, con le loro parole, a volte con i loro errori, ma l'errore grammaticale di una mondina è la ricchezza di un'intera letteratura. Questo libro, che è scritto a quattro mani, ma è scritto anche a due cuori, ha un sottotitolo bellissimo: Chicchi di comunicazione. La comunicazione, quella vera, va fatta a chicchi, perché tutti sono capaci di gridare. Chi invece sa di avere ragione non alza mai la voce, ed ogni chicco di riso è una chicca di buona lettura. Complimenti, dottore.